Eccoci qui per la seconda parte del rito per ottenere un colpo di fortuna. Allora, io vi dico, se vedete i video che sono lunghetti, evidentemente l'argomento necessita di maggiore spiegazione, anche per quanto riguarda i riti. Qui abbiamo parlato anche degli avi, non è un tipo di rito, ci sono alcuni riti, avete visto, che sono spiegati abbastanza velocemente e più semplici. Questo è sempre semplice, però siccome andiamo a trattare anche con gli avi, meritava più tempo, più spazio. Si è interrotto il video, ovviamente per il discorso della memoria, e quindi adesso devo ripetere, vi riassumo. Quindi con questa seconda parte andiamo a vedere esattamente la formula, esattamente quello che dobbiamo fare. Parlo un po' a voce bassa perché si è fatto tardi. Allora, eravamo arrivati all'imposizione delle mani, quindi che dobbiamo fare? Adesso, in questo momento, un colpo di fortuna entra nella mia vita. Adesso, in questo momento, un colpo di fortuna entra nella mia vita. Adesso, in questo momento, un colpo di fortuna entra nella mia vita. Prendere l'alloro. Strofinarlo sulle mani. Goccia di saliva sulla mano destra. Adesso nella mia vita entra un colpo di fortuna. Adesso nella mia vita entra un colpo di fortuna. Adesso nella mia vita entra un colpo di fortuna. Allora, inizio a strofinare forte in senso orario finché non sentiamo che si sprigiona l'odore dell'alloro. E lo dovete inspirare. Quando lo ispirate come se aveste già ottenuto quello che volete. Siccome qui voi dite, ma hai detto prima che qui non dobbiamo esprimere esattamente il desiderio, l'obiettivo. Quando dico ispirare, il senso della vittoria, cioè che succederà qualcosa di molto positivo per me. Prendo la candela, prendo il fogliettino, e fate questo, avvolgete. Qui non dobbiamo fare dal basso verso l'alto, dall'alto, perché se facciamo dal basso verso l'alto è come se lo stessimo cacciando via. Se lo facciamo dall'alto verso il basso è come se lo facessimo entrare. Noi dobbiamo energizzare semplicemente la candela, quindi in questo rituale non ci interessa da sopra a sotto, da sotto a sopra, dobbiamo con lo sfregamento creare magnetismo nella candela, ok? E basta. Fatto questo, andiamo ad incidere la candela scrivendo nostro nome, nostro cognome, nostro nome, nostro cognome, data di nascita. È soltanto la parola, la frase,
Colpo di fortuna, colpo. Allora, questo rituale vi ho già detto, vi dovete poi aspettare, vi dovete stupire per questo rituale, va bene? Cioè, una cosa inaspettata, in positivo. Ma qui, ripeto, non una cosa graduale, una situazione che un po' alla volta lentamente si fa migliorare. No, una cosa che voi per capire se questo rituale è riuscito, un giorno vi deve succedere una cosa e dire, ah, caspita, questo è il rituale che ho fatto. Va bene? Allora. No, ho dimenticato di dirvi una cosa. Nello scrivere il nome, lo scriviamo dall'alto al basso. Cioè qui stabiliamo l'ordine che da fuori deve arrivare dentro. Perché vi avevo detto prima, scrivi il nome, ho fatto questo gesto qui ed è il contrario. Quindi se voi vi chiamate Alessandra A. L E S S A cognome data di nascita colpo di fortuna. Cercate di non farlo scrivere, cioè quando scrivete soprattutto colpo di fortuna non dovete scrivere colpo di fortuna qui, dovete fare tipo colpo di fortuna, cioè tutta la candela deve prendere. Va bene, dopodiché prendete del miele, vi sporcate un pochettino le mani e lo energizzate, lo fate diventare caldo. Il miele quando è freddo diventa un po' granuloso, lo fate diventare, lo sciogliete un pochettino fra le mani. Quindi mettete uno scottex sotto per non sporcarvi, non sporcare quello che avete sotto. A questo punto, con le mani rigide, prendete l'alloro, con questa mano qui prendete il foglio dalla parte della scritta, lo dovete attaccare l'alloro sulla scritta con gesti pam pam, ok? Quindi così potete fare anche questo. Va bene? Così prendete e fate di nuovo quello che avete fatto prima, questa volta con foglie di alloro, foglietto scritto e fate di nuovo quel lavoro di prima. Qui lo fate un pochettino più lento, fate attenzione perché c'è il miele e tutto quanto, quindi anche un pochettino più lento. L'importante è che andate di nuovo ad energizzare la candela, va bene? A questo punto, soltanto a questo punto, potete accendere la candela. La potete mettere sia in un portacandela oppure fate, se avete anche un piano di sughero che è ignifugo, fate sgocciolare qualche gocciolina di cera e la mettete così. Va bene? Che va? Ecco, questa è un po' storta. Vabbè. Questa devo capire come la devo. Questa qua ci vuole il portacandele per questa qui. Va bene. Allora, a questo punto accendete la candela con un fiammifero. È un po' lontana. Vabbè, a voi non interessa vederla tutta quanta di lungo, no? A questo punto voi accendete la candela e sotto, così, ci lasciate il fogliettino con la foglia di alloro, ok? Poi prendete la candelina verde, ma si vede? Prendete la candelina verde e con questa fiamma già accesa andate a accendere anche la candelina verde, va bene? Quindi avrete adesso in questo momento due candele accese, questa accesa, questa accesa. Ok, allora che facciamo? Le facciamo andare un po', le facciamo andare un po'. Contate che questa è lunghissima, non ce la faccio farvi, dovrei spostare l'inquadratura e preferisco non spostare, sennò qua non ce la finiamo, non lo finiamo più.
Allora, vedete quanto è lungo? Fate consumare una buona parte, va bene? Cioè si deve attivare. Già il rito così è già lanciato. Poi che facciamo? Dopo che diciamo si è fatto un terzo di questa candela qui, con questa verde andiamo a sgocciolare sulla foglia di alloro. Va bene? Tac 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 tac. Prima il verde. Spostiamo la foglia di alloro. Veloce questo passaggio. Prendiamo la candela dorata e andiamo a sgocciolare. Questo è molto importante, è il punto più importante a livello gestuale del rito. Oddio, è tutto importante, ma questo è un passaggio molto importante. Andiamo a sgocciolare tutte le gocce di cera d'oro in senso orario, così tan 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 tan
tutte gocce. Allora, tutto questo foglietto si deve completamente coprire della cera, completo, cioè non si deve più leggere il vostro nome, il vostro cognome, data di nascita, la data di rito, non si deve leggere più niente, va bene? E deve avere una forma complessivamente fatta con tutte queste gocce di oro, una forma più o meno tondeggiante, deve ricordare una moneta, ma non perché per forza di cose vi debbano arrivare soldi, ma come simbolo di prosperità, di fortuna. Comunque la moneta dorata è un simbolo di fortuna, di benessere, anche di benessere economico, di vittoria. È un simbolo, lavoriamo per simboli. Quindi questi due passaggi, ripeto, prima sgocciolare questo sulla foglia, poi sgocciolare. Allora, sulla foglia non ci interessa di fare quel discorso del tondo, bastano un po' di gocce sulla foglia di alloro, in numero dispari, quindi possono essere 3, come possono essere 7, come possono essere 9, come possono essere 21, vedete voi. E poi subito dopo, prima, cercando di non farla asciugare questa qui, vi spiego perché, sgocciolate questa qui in senso orario finché non avete coperto tutto quanto il nome. Dopodiché rimettete subito la candela nel portacandele e la fate andare. E poi, ultimo, prendete, sempre con queste mani decise, prendete la foglia di alloro o fate questo, che prendete questo e questo e fate pam e lo attaccate, oppure fate alloro sulla foglia, cioè il simbolo della vittoria sulla foglia. Sulla foglia, sul foglio, c'è la foglia di alloro sul foglio, ma scusate il lapsus, così. E il rituale è bello che è lanciato. Allora, a livello simbolico, questo rituale è ricchissimo. Voi non avete idea di quanti input che vi vanno a sbloccare situazioni, e siete anche voi che poi vi predisponete per lo sblocco di situazioni in maniera improvvisa e imprevista. Se rispettate tutti gli step di questo rito, non avete idea di quello che vi può sbloccare. Poi mi dovete far sapere nei commenti se in effetti si è sbloccato, cioè se vi è successo qualcosa di improvviso. La candelina verde, quando la fate andare, deve andare o nel piattino dorato o nel portacandele dorato, ok? Un piattino dorato, anche un piattino, se fosse non dorato, che abbia il bordo dorato, un simbolo dorato, va bene? Questo è molto importante. Allora, siccome questo è un rito molto particolare, vi avevo detto che per i rituali avrei messo i sigilli. Chi vuole fare questo rito può lasciare un commento in cui mi richiede il sigillo e mi dice di aver mandato un'email
questo indirizzo qui. Dove sta? Ecco. Questo qui, ciao. Questo. 6neri96@gmail.com. Perché non è questo un rituale per curiosi? Non è un rituale per curiosi, quindi chi lo vuole fare mi manda prima un commento qui sotto dove mi dice: ti ho mandato un'email con la richiesta del sigillo. E nella richiesta, nei commenti, che volete il sigillo per attivare il rito, perché senza sigillo non si attiva il rito e non si chiude, non c'è la chiave di chiusura, cioè che questo rito non può essere sbloccato da nessuno. Dovete scrivere una parola nei commenti di gratitudine per questo rito. Va bene? Nei commenti e fate gratitudine nei miei confronti, o di gratitudine o di benedizione nei miei confronti, ma deve essere una cosa sincera. L'ho già detto, questo non è un baratto, il pesce in cambio dei soldi e cose così tantam. Sono scambi di sapere. Se c'è da parte vostra il riconoscimento, se sentite già dalla descrizione il potere di questo rito, questa è la modalità. Questa è la modalità. Non faccio più rituali così, come posso dire, che è alla portata di tutti. No, solo chi è veramente interessato e capisce con quali forze noi stiamo andando ad operare. Ok? Allora, io vi saluto, il rituale si può fare in luna piena, io vi ho già detto però un momento prima della luna piena, il giorno prima della luna piena, in luna super crescente, nell'ultimissima fase della luna crescente, adesso stiamo andando in luna, in cancro, va bene? Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ah, ecco, smaltire il rituale. Il rituale deve essere smaltito in natura, dove volete, in un posto soleggiato, cioè poi passa la notte chiaramente, in un posto però voi dove sapete che ci batte spesso il sole, possibilmente sotto una pianta. L'ideale sarebbe sotto l'ulivo, sotto la pianta di alloro, chi ce l'ha? Se uno ha la pianta di alloro, c'è una campagna, rito viene lanciato all'ennesima potenza sotto la pianta di alloro. Non lo andate a seppellire sotto un cimitero, sotto un ospedale, sotto un carcere, cioè sotto luoghi, diciamo, di sofferenza o sotto piante velenose, anche grasse, cactus, quello che è, o i posti dove gli animali vanno a fare bisogni. Va bene? Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Un abbraccio.